È sceso in strada per constatare di persona la riuscita della prima dell'isola pedonale al centro storico. Il sindaco Festa in Piazza Libertà, sbilanciandosi ieri sera già dopo una mezz'ora dallo stop alle auto, si è detto soddisfatto della prima serata di pedonalizzazione del cuore antico della città. È stata una scelta coraggiosa, ma credo importante, fondamentale per lo sviluppo del centro storico cittadino di ZTL. Si è parlato per anni, finalmente questa amministrazione ha attuato questa strategia. La maggior parte dei residenti fa piacere, ovvio avranno delle difficoltà come noi commercianti per il parcheggio, per abituarci, però penso che l'iniziativa sia importante per dare anche una svolta alla città. Secondo me è una cosa bella comunque, perché si anima il centro storico, è bello vedere i tavolini fuori, le persone, comunque rivive come zona, perché altrimenti comunque è un po' morta, quindi io da residente mi piace, sì. Resistono certo dei problemi legati alla mancata apertura del tunnel e alla circolazione in alcuni tratti della città della metro leggera quando sarà pronta, ma per Festa l'importante era partire, in attesa della prova del 9 nel weekend. Non sono mancate lamentele e qualche automobilista spaesato. Nel fine settimana saranno intensificati i controlli per evitare il caos traffico. L'idea è consentire alla popolazione di vivere maggiormente la città, con attività commerciali aperte, con iniziative, insomma una città che sia anche più vivibile.